Ciao ragazzi, come sempre Never Give Up. Oggi voglio parlarvi di integrazione. Ebbene, è arrivato il momento da parte mia di chiarire un po' le idee su questo concetto, di dissipare i vostri dubbi, perché le domande sono tante, cercherò di essere abbastanza conciso nelle risposte per evitare di essere troppo prolisso. Allora, innanzitutto mi avete chiesto, ma l'integrazione serve? Allora, io la domanda, la risposta è serve. Ma non è principianti. A mio avviso, un principiante, una persona che inizia ad allenarsi o che debba mettere massa muscolare o che debba perdere del peso, deve innanzitutto imparare ad essere costante, imparare a capire cosa significa il sacrificio negli allenamenti, imparare la tecnica degli esercizi, la modalità con la quale si eseguono, le varie tipologie di allenamenti, eccetera, eccetera. Solo dopo, quando sarà prossimo ai limiti, allora potrà magari assumere degli integratori per velocizzare il processo di cambiamento. Ecco, però illudere la gente dicendo ok, in un mese con questi integratori ti trasformo totalmente, significa allontanare queste persone, perché poi pensano che basta prendere un po' di polvere per cambiare la loro vita e cancellare tutte le cazzate fatte magari negli anni addietro, quando non si andava in palestra e si mangiava tantissimo oppure non ci si è mai alimentati in maniera decente. Quindi integrazione, a mio avviso, tranne rarissimi casi sui principianti, non va fatta. Quando invece sei prossimo ai tuoi limiti, allora per ottenere qualcosa di più è bene che tu faccia integrazione perché puoi acquisire maggiore forza, maggiore resistenza, ovviamente maggior volume, però non solo maggior volume. Ragazzi, ricordate che cercare di avere la performance migliore rispetto a quella precedente è già un ottimo risultato. Quindi magari fare dell'integrazione che ti permette di avere un workout sempre al top durante tutta l'ora e mezza di allenamento è già un'ottima cosa. I risultati poi verranno di seguito. Ovviamente esistono milioni di integratori, e qui vengo alla seconda risposta. Ma quali dobbiamo comprare? Allora, certamente non dovete valutare l'integrazione dal prezzo. Perché se valutate soltanto l'integratore dal prezzo, andate a Decathlon che costano 15 euro, ma avrete prodotti che non solo non vi daranno risultati, ma vi faranno anche male. Perché quando si compra un integratore va visto sia la sua funzione, ma anche con quale materia prima sono stati fatti, e poi tutta una serie di parametri che andrebbero analizzati poi dall'etichetta sul retro. E quindi io, per chi non ha mai fatto integrazione, consiglio sempre di rivolgersi a qualcuno che magari con onestà sappia indirizzarlo verso dei prodotti, delle marche di prodotti buone. Poi ragazzi, non bisogna aver paura di dire che si fa integrazione. Perché molti fanno integrazioni e lo nascondono, altri invece fanno integrazioni con, non so, 4-5 prodotti, si vergognano e dicono, si è messi alle strette, dicono, oh sì, ma io prendo le proteine ogni tanto, non tantissimo, perché non voglio andare troppo oltre. Ma ragazzi, ma cosa state dicendo? Se fate integrazione, ma potete tranquillamente dirlo, se non avete la forza mentale di poter sostenere che prendete 5 integratori diversi, perché magari dall'altra parte avete una persona che vi dice che state facendo una cazzata. Allora, signori, bisogna lavorare anche dal punto di vista caratteriale, perché il carattere messo in campo quando ti alleni, se è di spessore, otterrai ovviamente risultati notevolmente superiori, perché un carattere di spessore ti permette di non mollare mai, di non abbatterti davanti a risultati scadenti, di poter cambiare le cose quando le cose stanno andando male, di poter continuare a scalare la montagna quando questa diventa ancora più alta. Un carattere debole mollerebbe subito al primo ostacolo
cercherebbe di aggirarlo o di mollare tutto e quindi non va bene. Quindi, poi ragazzi, un'altra cosa, integrare non significa doparsi. Innanzitutto voglio dirvi che doping sono tutte quelle sostanze che sono state proibite dagli organi sportivi per alcune competizioni. Per le sostanze dopanti non tutte poi fanno male, cioè nel senso che per fare una gara sportiva, anche se prendi troppi caffè, puoi essere squalificato per eccesso di caffeina. La caffeina è una sostanza dopante. Quanti di voi prendono caffè? Allora siete tutti dei dopati? No! L'anabolizzante invece è diverso. L'anabolizzante è un prodotto che effettivamente fa male, ma io qui non sono, cioè non voglio, diciamo, accusare o additare qualcuno che ne fa uso. Io non ho mai consigliato e tra l'altro non mi sognerei mai di dire a un mio allievo di utilizzare dei dopanti, perché verrei meno al mio criterio della concezione del fitness come benessere e non solo come esposizione di un corpo fine a se stesso e soprattutto benessere, perché poi il dopante magari col tempo sicuramente ti potrà alterare alcune funzioni vitali e soprattutto danneggiare, alcuni molti ottengono anche dei gravissimi risultati fino alla morte anche dopo il loro utilizzo, magari hanno smesso da qualche anno ma comunque il cuore non riesce a reggere alcune assunzioni fatte in passato. Ma io quindi mi inalbero moltissimo quando la gente dice no, io voglio rimanere natural, non voglio fare integrazione. Allora, se non vuoi fare integrazioni, ok, non c'è problema, non hai soldi, perché andare a prendere dei prodotti scadenti? Non fare integrazioni. Se vuoi fare integrazioni, spendi dei soldi per dei prodotti buoni. Sappi che fare integrazione non significa non essere più natural, ma significa aiutarsi ad andare un po' oltre, ma nulla di tutto, nulla di più di questo. E soprattutto, ragazzi, non pensate che, questo mi riferisco a molti che dicono, e beh, hai avuto dei risultati, grazie, tu fai integrazione, lo sappiamo fare tutti con integrazione. Ma per nulla. Così come quando ti anabolizzi hai bisogno comunque di allenarti per avere delle strutture muscolari, quando fai integrazione a maggior ragione hai comunque bisogno di allenarti sempre con il massimo impegno. Anche perché il tuo corpo con l'integrazione non viene stravolto. Non viene stravolto, il tuo corpo rimane più o meno lo stesso, ma ovviamente migliorandolo in base ovviamente al prodotto che stai prendendo. Ora sfido chiunque a prendere proteine, glutamina, aminoacidi, arginina, quello che vuoi, e a stare 8 ore al giorno senza mai allenarti, quindi seduto sul divano a vedere la televisione. Voglio vedere dopo un mese se avete un fisico da favola. No, ma no! Perché l'integrazione è solo un aiuto, ma non è la soluzione. L'integrazione vi dà un aiuto a ottenere meglio, a arrivare un po' oltre i limiti, a migliorare le performance, ad avere più forza. Ma certamente integrazione non significa non fare allenamento o non spingersi oltre l'allenamento. Sarebbe da stupidi fare integrazioni e fare giusto il compitino in palestra. Non servirebbe a nulla. Alcuni mi dicono sì, ma l'integrazione è roba chimica, fa male. Sì, è chimica, non perché negarlo, ma trovami un prodotto che tu mangi o che assumi che non sia chimica. Non so, vai in un bar, prendi un'aranciata, la Coca-Cola, chimica. Mangi, prendi del latte, che ne sai che le mucche non hanno preso roba chimica per essere più forti. Lo stesso sulla carne, ma anche l'insalata stessa, i disturbanti, le cose che mettono nei campi. Difficile trovare roba che non... Ma qualsiasi cosa, anche biscotti per esempio, anche le gallette di riso per dirvi. E quindi ragazzi, se avete paura della chimica a questo punto è un discorso a parte, a quel punto lì chiaramente non farete integrazioni, ma ovviamente toglierete molte cose che invece mangiate ogni giorno. E un'altra cosa, quando no, non faccio integrazione perché quando poi smetto ho paura di afflosciarmi. Allora, uno, non ti afflosciarai
sulle sostanze dopanti che gonfiano, poi dopo effettivamente puoi avere quel risultato. Ma quando tu utilizzi degli integratori, ti possono aiutare ad arrivare dove vuoi. Quando poi smetterai, allora è chiaro che magari riducendo il tipo di alimentazione, eccetera, il muscolo può ridursi di volume. Ma è una parte talmente infinitesimale che spesso neanche te ne accorgi. Tra l'altro, quando non mangi più pasta, non riduci di volume. Quando non assumi più sostanze proteiche, non ti riduci di volume. Quando non ti alleni più per 2 mesi, non riduci di volume. Quindi questo è un discorso stupido. Perché io posso fare un ciclo di proteine, di creatina, di glutamina. Vedo i risultati, per 3 mesi non la prendo, continuo ad allenarmi, mangio qualcosa in più per sopperire alla mancanza di proteine, poi riduco l'apporto proteico con l'alimentazione e riprendo le proteine in polvere dopo 3 mesi. Cioè, se fate le cose bene, i risultati si ottengono. Se poi si vogliono trovare scuse per non spendere i soldi per l'integrazione, mi va bene, ma cioè, puoi dire, guarda, non mi posso permettere le proteine, oppure non mi interessa di essere dipendente da, ma ci sta. Però a quel punto lì poi bisognerebbe valutare tutta una serie di parametri anche nei vostri allenamenti, che ovviamente adesso qui non è il caso di prendere in considerazione. Ragazzi, io mi auguro di essere stato abbastanza chiaro su alcuni concetti basi. Ovviamente non ho potuto espletare ogni concetto, anche perché qualcosa mi sta sfuggendo, credo. Ah sì, come scegliere i prodotti. Ora ci arriviamo. Però vi invito a diventare follower, seguendomi al canale Soluzione Gio Fitness, in modo che avrete sempre l'avviso ogni video che posterò. E quindi chiaramente oggi con questo video sono consciente di non aver dissipato completamente ogni dubbio, però se avete delle altre domande qui sotto potete comunque scriverle, io vi risponderò per quello che posso. Un'altra cosa, ultima cosa e poi chiudiamo. Ragazzi, come scegliere i prodotti? Allora, ragazzi, i prodotti bisogna valutare innanzitutto la qualità della materia prima, perché spesso se le materie prime sono scadenti, il prodotto sarà scadente. Poi, ragazzi, quando scegliete le proteine, perché molti mi dicono a che percentuale devo prendere la proteina? Innanzitutto bisogna vedere se è una proteina veloce, una proteina lenta, una proteina mista. Poi non accapigliatevi sulla scelta di un prodotto con una percentuale proteica notevolmente di poco superiore. Cioè, se io prendo un prodotto la cui percentuale proteica è 50% e l'altro è 90%, chiaramente prendo quella del 90%, ma se prendo 90% e l'altra 85%, quel 5% su 100 grammi di prodotto è una parte infinitesimale che sicuramente non potrà fare la differenza, come invece la fa il valore biologico, che è la parte di quello che assumi che poi riesci a utilizzare. Quindi, se hai un valore biologico alto, con una percentuale proteica magari anche più bassa, vale molto di più rispetto a una proteina che ha un 95%, ma un valore biologico molto basso. Ragazzi, so che magari qualche dubbio vi potrà sicuramente essere rimasto, però purtroppo i minuti sono terminati. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi, Soluzione Joe Fitness. Vi auguro buon workout a tutti.